Eccoci, buongiorno, sono le 10:37, dal mio PC chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza e anche agli intervenuti di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno a quello presente al consenso. Buongiorno, figurta presente e contento. Buongiorno, volante Buongiorno, presente al volante consenso. presente. Allora, cortesemente anche gli ospiti se possono consentire la videoregistrazione. Sì, buongiorno. Ingegnere Bionda, Consenso. consento. Consento. Ingegnere Bionda, consento. Grazie, grazie a tutti. Allora, costata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Ringrazio gli intervenuti. Oggi volevamo cominciare a porre le basi su un tema che in città sembra abbastanza attenzionato, che sono i monopattini elettrici. Noi abbiamo pensato come commissione di portare avanti un percorso che avevamo condiviso anche alla commissione trasparenza, anche col collega Susino, che oggi stamattina non vedo, però probabilmente starà arrivando. Ed era già, diciamo, abbiamo abbozzato una prima parte di regolamento. Naturalmente volevamo il supporto sia da parte della parte politica, proprio da parte dell'assessore, che da parte degli uffici di mobilità, che da parte della polizia municipale, per diciamo, avere anche un ausilio dal punto di vista proprio tecnico. Quindi, se la segretaria lo può mettere a schermo e lo può inviare anche gentilmente ai Io interventi. già l'ho inviato, Ah, Presidente, è perfetto, scritto perfetto. sul link, è allegato al link, quindi ce Ah, l'hanno tutti. perfetto, ce l'abbiamo direttamente nel link. Ah, perfetto, perfetto, l'ho visto. Posso, Presidente? Sì, prego, assessore. Intanto ti ringrazio, ringrazio la Commissione per avermi coinvolto in questa discussione importante. Io dirò alcune cose, poi vi lascio, c'è l'ingegnere Biondo. E c'è il commissario Lavizza, che certamente dal punto di vista tecnico sono per l'amministrazione comunale le persone più adatte ad affrontare la questione. Io vorrei fare solo una considerazione politica, ovviamente, sulla questione. La prima, anzi, un paio di cose, due considerazioni. La prima è che questa scelta dei monopattini fatta all'amministrazione comunale è una scelta che va nella direzione di dare un'alternativa alla mobilità in città. E il fatto che ci sia stato un riscontro positivo da parte della popolazione e della cittadinanza palermitana ci induce a continuare verso questa direzione, perché c'è stata una grande attenzione sia da parte degli operatori economici, che hanno risposto all'avviso, al bando da parte del Comune di Palermo, sia da parte della cittadinanza che ha cominciato a fare un uso di questo mezzo di trasporto, scegliendo in alternativa questo mezzo in alternativa anche all'automobile. E questo credo che sia una scelta molto, molto importante. Per questa ragione, noi riteniamo che sia importante continuare a insistere sulla promozione di questo mezzo di trasporto, la promozione dello sharing del mezzo del monopattino, sapendo che le società che hanno partecipato al bando si sono dimostrate società serie, società che stanno dando un riscontro molto positivo. E alcune criticità che noi abbiamo avuto in città, soprattutto dovute all'uso individuale del monopattino, non all'uso in condivisione del monopattino, perché le regole che abbiamo avviato, istituito con questa società, tendenzialmente vengono rispettate perché c'è un sistema di controllo da parte di queste società. Per questa ragione siamo propensi ad estendere anche il numero di veicoli a disposizione della popolazione palermitana. La seconda considerazione che volevo fare è in ordine al tema che è oggetto poi della riflessione di oggi. Una regolamentazione dell'uso di questo mezzo passa fondamentalmente da un'esigenza, l'esigenza di mettere in sicurezza lo spazio urbano, mettere in sicurezza le cittadine, i cittadini palermitani, consentire una condivisione di questo mezzo
attraverso una buona convivenza tra i tanti mezzi di spostamento che ci sono a Palermo, una convivenza tra i monopattini e i pedoni, che credo sia, diciamo, prioritario, una convivenza tra i monopattini e gli altri veicoli, le biciclette, i motocicli, le automobili, il mezzo pubblico. E la convivenza tra i veicoli è fondamentale ai fini della sicurezza stradale. Però su questo punto io vorrei fare una considerazione, e mi fermo qui poi. La considerazione è che noi abbiamo un mezzo di trasporto che purtroppo non è adeguatamente regolamentato ai sensi del codice della strada. Credo che la definizione data dal codice della strada, questa è una mia posizione che ho rappresentato già altre volte, dire semplicemente che il monopattino ha una forma di omogeneizzazione con le biciclette, credo che non sia sufficiente, proprio per la peculiarità e per le caratteristiche proprie di questo mezzo, e per le caratteristiche proprie che hanno anche gli altri mezzi della micromobilità elettrica. Credo che sia necessario, non solo il monopattino, l'overboard o altri mezzi che sono stati introdotti recentemente e sono state autorizzate recentemente dal codice della strada, credo che sia necessaria una regolamentazione puntuale da parte del codice della strada rispetto a questa tipologia di mezzi alla micromobilità elettrica. Il semplice adeguamento o omogeneizzazione col veicolo, con la bicicletta, credo che non sia sufficiente a caratterizzare la tipologia e la peculiarità di questi mezzi. Per questa ragione ritengo importante che qualsiasi scelta sarà fatta, e credo che sia importante, apprezzo il lavoro che fa la settima commissione, che si sta ponendo il tema di come regolamentare l'utilizzo di questi mezzi nella nostra città, credo che ci sia invece la necessità di fare un'azione di lobbying nei confronti del Parlamento, perché ci sia, e questo alcuni comuni lo stanno facendo, il Comune di Palermo lo vuole fare pure, anzi l'ha già fatto in audizione, in sede di commissione parlamentare, era presente l'ingegnere Biondo, riteniamo che sia importante una modifica del codice della strada che vada nella direzione di una regolamentazione più chiara di questi veicoli. Al netto di questo, io credo che le difficoltà o le criticità che sono emerse nella città di Palermo sono tendenzialmente delle criticità, confrontandomi con i miei colleghi assessori alla mobilità delle altre grandi città d'Italia che hanno sperimentato il monopattino in condivisione, credo che ci sia una criticità, un'omogeneità tra le criticità in tutte le grandi città italiane rispetto all'uso di questo mezzo di trasporto. Quindi ben venga il lavoro che fa la commissione, credo che sia importante che vada inserito dentro questo contesto di riferimento. Io vi ringrazio, rimango a vostra disposizione, sono presente qualora servisse, sono presente, ma credo che sia importante che nel merito della discussione intervengano sia il commissario Larizza che l'ingegnere Biondo, vedo anche l'architetto Geraci, che è il RUP di questo progetto fatto dall'amministrazione comunale, quindi sicuramente i tecnici avranno più elementi più dettagliati di quanto possa rappresentarne io alla commissione. Vi auguro buon lavoro. Grazie assessore, naturalmente ti terremo aggiornati nel lavoro svolto. Allora, iniziamo, diciamo, noi abbiamo mandato, come hai visto, diciamo, la bozza, diciamo, di una prima parte del regolamento, che è più, diciamo, entra nello specifico rispetto a requisiti, ambito, uso, eccetera, eccetera. Ora c'è due problemi di sorta che, secondo me, non so se avete letto il regolamento, per noi erano un punto interrogativo, erano l'assicurazione, che di fatto ancora, anche se se ne sta discutendo a livello nazionale, non è obbligatoria,
Però la collega Figuccia ieri mi faceva notare che si poteva eventualmente, o è già prevista per quanto riguarda le ditte che utilizzano già il suolo palermitano per mettere i propri, con convenzione col comune, per mettere i propri monopattini, se già sono assicurate o hanno un'assicurazione di, diciamo, totale oppure no. Questa era una domanda che ci poneva ieri la collega Figuccia, e se eventuale, diciamo, nu gli eventuali nuovi protocolli di inserimento con nuove aziende sia opportuno o meno inserire questa clausola dell'assicurazione. Per quanto riguarda invece le sanzioni, naturalmente qua chiediamo anche e soprattutto alla Polizia Municipale, nell'articolo 8, questo è, diciamo, è un regolamento che noi abbiamo preso in parte, modificato da una bozza, diciamo, di un comune, credo di Carpi, e su questa bozza, sull'articolo 8 in particolare, per quanto riguarda le sanzioni. Una terza cosa che volevo evidenziare è che mi serviva naturalmente non solo l'ausilio degli uffici, ma anche tecnicamente noi abbiamo chiesto un incontro alle aziende che già forniscono al comune il supporto dei monopattini. Per quanto riguarda il problema di dove vengono lasciati questi benedetti monopattini, cioè perché molte delle persone che vedono comunque il monopattino uno strumento che può essere alternativo alla mobilità a Palermo, altre lo vedono come un danno. Perché di fatto l'utente finale di questo monopattino non è, diciamo, perfettamente, diciamo, corretto nella posizione, nel lasciarlo nella posizione corretta o negli stalli, eventualmente se individuabili. Però ci sono delle persone che praticamente lasciano il monopattino a centro di strada, nelle curve, davanti ai cancelli delle abitazioni, davanti ai cancelli dei palazzi. Quindi le condizioni, diciamo, di disagio, poi questo di fatto provoca alla cittadinanza. Ora, noi avevamo pensato, con un ragionamento, visto che comunque questi strumenti sono ben geolocalizzati, hanno appunto un indicatore che ci consentirebbe anche di individuare l'ultimo utilizzatore, il posizionamento dell'ultimo utilizzatore, se era possibile pensare a uno strumento, diciamo, anche di multa o, diciamo, di qualcosa che come deterrente potesse essere utilizzato per far sì che le persone lasciassero in maniera più ordinata questi monopattini. Quindi i tre punti fondamentali, secondo me, poi naturalmente io penso che lasceremo alle persone che oggi sono ospiti di leggere bene il regolamento e di eventualmente rivederci tra qualche giorno per capire, in funzione anche di queste cose che io ho detto oggi, come poterlo sistemare. Dico, in funzione di quello che ci siamo detti oggi, magari un primo cenno rispetto a assicurazione, sanzioni e posizionamento o eventuale multa sul posizionamento, diciamo, io vorrei fare un giro, diciamo, agli ospiti di oggi. Quindi chi vuole intervenire per primo? Chi vuole intervenire? Anche gli uffici eventualmente. Se volete posso dire due parole Prego. io nel merito. Allora, Prego, grazie. per quanto riguarda il discorso assicurazioni, noi abbiamo autorizzato le ditte, previa presentazione, a garanzia appunto di assicurazioni, cioè in sostanza le ditte hanno, in merito all'utilizzo dei dispositivi, hanno previsto una polizza, una copertura assicurativa per responsabilità civile per un massimale di almeno 6 milioni per morte, tra virgolette, o comunque lesioni personali o danneggiamenti a persone e cose. Per cui comunque le ditte sono coperte appunto da una polizza assicurativa, nonché anche a garanzia dei mezzi nei confronti del comune. E quindi anche rispetto a terzi, per esempio, è coperto? Come? Diciamo anche rispetto a terzi, nel caso in cui loro, per esempio, Sì. tamponano una vettura, piuttosto che sì. Lesioni personali o danneggiamenti a terzi, esattamente, anche addirittura a cose o animali o appartenenti anche al patrimonio comunale, quindi anche su persone giuridiche, quindi c'è un'assicurazione abbastanza completa, poi eventualmente vi posso anche fornire una copia di questo. Per cui da questo punto di vista abbiamo chiesto queste garanzie,
che credo, dico io non sono un esperto, ma dal punto di vista legale era il minimo, anche perché ci siamo confrontati con le realtà degli altri comuni italiani e diciamo abbiamo attuato quello che un po' è stato fatto a livello nazionale. Per quanto riguarda invece il problema della sosta, effettivamente è un problema, nel senso che diciamo che questo, il codice della strada è piuttosto vecchio e avrebbe bisogno un attimino di essere rivisto da questo punto di vista, cioè in funzione dell'entrata in vigore dei sistemi in free floating. Il free floating e non è solo un problema dei monopattini, ma anche delle biciclette, è un sistema che è appunto navigazione libera, cioè consente l'accesso e il lascito del mezzo in qualsiasi punto della superficie stradale della città, per cui diciamo che cozza con le attuali norme del codice della strada che, pur prevedendo anche la sosta dei mezzi sul marciapiede, dice che deve essere adeguatamente segnalata e regolamentata. Diventa ovviamente un'impresa faraonica andare a regolamentare e segnalare tutti i marciapiedi della città in funzione del posizionamento dei monopattini o delle bike, così come diventa assolutamente, come dire, renderebbe inutile il servizio andare a normare per esempio la sosta sugli stalli che abbiamo attualmente disponibili, perché non diventerebbe più un servizio di free floating. Noi abbiamo fatto una serie di incontri con le ditte, ovviamente stiamo parlando di un periodo sperimentale perché alla fine dei 12 mesi che scadranno a fine febbraio, primi di marzo 2023, cercheremo di attuare dei correttivi se vogliamo continuare su questa strada. Se la vogliamo abbandonare, dico per carità, rimane soltanto agli atti. Se vogliamo continuare, cercheremo di attuare una serie di correttivi, non ultimo il piano della sosta o comunque una serie di aree di sosta, quindi un intervento in questo senso. Abbiamo fatto, dicevo, dei tavoli tecnici dove stiamo cercando di capire anche tramite il loro contributo a livello nazionale, perché comunque tutte le città hanno avuto questo problema, stiamo cercando di capire come si potrebbe intervenire. Per esempio c'è una ditta che ora stiamo autorizzando, l'ultima che ha presentato appunto domanda, che prevede per esempio il posizionamento di alcuni stalli autonomamente, cioè organizzano dei punti di sosta molto frequenti, per cui questi monopattini vanno appunto per consentire appunto il posizionamento di questi monopattini in questi stalli, che saranno ovviamente molto frequenti. Ora bisogna vedere, perché c'è un problema pure di suolo pubblico, eccetera, eccetera, diventa una cosa complessa, per cui vediamo ora come attuarla e vediamo se questa ulteriore sperimentazione porta a risultati più o meno positivi. Dopodiché confermo quello che diceva l'assessore, nel senso che dai dati forniti dalle varie ditte il sistema è stato assolutamente approvato dai cittadini, abbiamo dati incredibili sull'utilizzo dei monopattini da parte di tutte le ditte, cioè veramente migliaia e migliaia di chilometri percorsi, tutti i mezzi utilizzati, per cui diciamo consideriamo che la città è per ora soltanto è limitato l'utilizzo dei monopattini, siamo al di sotto della circonvallazione fino al Mondello, quindi non abbiamo neanche dato la possibilità di accedere alla periferia per via della cosa che vorremmo fare peraltro su alcune periferie, per via appunto della mancanza di piste ciclabili e quindi la probabile pericolosità di alcuni percorsi, però stiamo provvedendo anche con prolungamento di alcune piste ciclabili, per cui cercheremo di in questi mesi di provare, testare appunto queste nuove soluzioni e vedere se possono portare dei benefici o meno. Grazie. Allora, di fatto, quindi se noi comunque proviamo a costruire un regolamento dove inseriamo un articolo o qualcosa che ci consente comunque eventualmente di utilizzare le ditte per fare eventualmente anche un rincaro nei costi delle persone che utilizzano il monopattino e lo utilizzano in maniera scorretta, secondo me potrebbe essere una soluzione. Cioè nel senso che visto che è complicato governare la città, è meglio governare i singoli mezzi, cioè i mezzi. Quindi se noi invece facciamo un ragionamento, visto che questo è facile di individuare l'ultimo accesso e dove è stato posizionato il mezzo, si potrebbe fare un ritorno per capire se il mezzo è stato posizionato in maniera corretta o non corretta.
cioè nel senso che è stato lasciato al centro della strada o è stato lasciato in maniera più o meno, diciamo, corretta. Se non è lasciato in maniera corretta, si potrebbe prevedere eventualmente un rincaro nel costo successivo, dico, credo, potrebbe pensarsi. Infatti questa cosa la vorremmo chiedere alle ditte, se è possibile farla. Un costo successivo nel costo dell'utilizzo successivo del mezzo, cioè dire, in modo tale che le persone si auto, diciamo, convincono che sistemare il mezzo in maniera adeguata gli costa meno nell'utilizzo, cioè perché se no altrimenti noi rischiamo di avere un problema per la città, diciamo, vista anche la quantità di chilometri percorsi e il numero di monopattini utilizzati, e credo che alla fine all'azienda possa anche convenire, perché, cioè, comunque avrebbero un incasso maggiore e un danno minore dei mezzi qualora, diciamo, vengano, diciamo, utilizzati e sistemati meglio. Naturalmente io la lancio qui questa cosa, non dobbiamo, cioè, proviamo a capire magari nel prossimo incontro come impostarla. Naturalmente noi avremmo anche parlato la prossima volta con le aziende, vediamo anche che informazioni ci possono dare, notizie ci possono dare loro, e provare, diciamo, a chiudere magari un articolo di questo regolamento in qualche maniera che vede tutti, diciamo, coinvolti a garantire, diciamo, l'utilizzo della strada in maniera più adeguata. Per quanto riguarda invece la questione, sì, prego. Sì, soltanto una cosa a conferma di quello che diceva lei. Sicuramente si può attuare questa cosa in quanto tutti i veicoli, da ovviamente incontri che abbiamo avuto con le ditte, sono assolutamente e puntualmente georeferenziati, per cui loro sanno esattamente il punto in cui si trova, dove viene parcheggiato, e quindi questa cosa è assolutamente gestibile da parte loro. Cioè loro in tempo reale potrebbero, a parte che possono anche regolare i punti di sosta in maniera estremamente puntuale. Secondo me la cosa migliore è cercare di spingere le ditte a un approfondimento di gestione dei sistemi di telecontrollo, spinto a tal punto da poterli controllare in maniera puntuale e fornire un servizio più adeguato. Ecco, per esempio, evitare degli angoli dei marciapiedi, insomma, limitare alcuni punti di fermata in modo da ottimizzare questo, il sistema della sosta. Ma guarda, i marciapiedi sono, diciamo, una cosa tranquilla. Io ho visto monopattini al centro di strada di sera. Sì. Cioè, parliamo del fatto che se non c'è la luce, per dire, qualcuno si fa male, seriamente. Vabbè, questi sono casi estremi, perché voglio dire, potrebbe succedere anche con la macchina che qualche pazzo lascia la mano, cioè sono cose proprio che non No, no, il stanno. problema è che non ne vediamo uno, più di uno. Cioè, già abbiamo fatto almeno 20 segnalazioni su queste, di Sì, questa tipologia. lo so. Poi ne abbiamo visto anche come li distruggono, cioè, quindi la condizione è che essendo che comunque vengono utilizzate da una platea ampia, cioè, è chiaro che dobbiamo tenere in considerazione il fatto che una percentuale di questa platea non sia corretta, e quindi dobbiamo governarlo noi il processo, altrimenti rischiamo che se domani qualcuno si fa male, intanto non so chi, a prescindere dall'assicurazione, 6 milioni di euro, dico, mi sembrano adeguati, però... Cioè, perché dobbiamo creare il problema quando in realtà possiamo provare a risolverlo? Ci sono gli strumenti tecnici per risolverlo. Chiaro che noi abbiamo iniziato un percorso con questo tipo di mobilità, è chiaro che bisogna sistemare alcune cose in strada facendo. Per quanto riguarda la questione invece che devo alle delle sanzioni, non so se gli uffici della Polizia Municipale avevano letto l'articolo 8, per quanto riguarda le sanzioni. Sì, abbiamo letto, però volevo dirvi in via preliminare che questo regolamento di fatto ricalca la norma vigente, che posso citare a memoria, è la legge 8 del 2020. Le sanzioni sono le stesse identiche, precise. Se noi adottassimo un regolamento con sanzioni a parte, oltre a essere cristallizzato il regolamento, e quindi in ogni frequentissima ormai modifica della legge, noi saremmo costretti a modificare il regolamento per inseguire la legge, che non potremmo andare contro la legge principale, ecco, della strada. Quindi non vedo la necessità di normare la sanzione in un regolamento comunale, che seguirebbe un'altra strada anche sotto aspetto amministrativo e sanzionatorio. La sanzione c'è già, è la stessa ed è nella legge 8/2020, non Sì, applichiamo però la. la sanzione prevede i 2 kW cioè queste cose non le prevede, prevede in maniera generale, ci sono alcune cose che non credo che possa prevedere, perché di fatto i monopattini sono uno strumento ancora non normato dal punto di vista. Posso girare un prontuario? In realtà invece la legge ha
testate a pizzichi, a mozzichi, cerca di regolamentarlo. Il discorso della potenza c'è già, il discorso del casco di Milani c'è già, le pedelle della sera ci sono già, questa norma c'è già. Il problema è che non è così veloce la legge ad adeguarsi all'evoluzione tecnologica, ma non mi pare che lo strumento possa essere il regolamento comunale, che anche lui ha le sue difficoltà ad aggiornarsi automaticamente. No, ma però lei vede, si ribadisce che essendo monopattini equiparati e velocipedi sono soggetti a tutte le sanzioni che il codice della strada prevede per le circolazioni di quei veicoli. Ma già così nei fatti, se non fosse stato l'articolo 50, nei fatti, lo inseriamo già. Nei fatti è così, la strada è già così nei fatti. Il problema nostro non è il monopattino, il problema è che è un fenomeno, come ha detto Giuseppe Gigliele Biondo, in esplosiva ascesa. E quindi si ha difficoltà ad adeguare il codice della strada ed anche gli strumenti tecnici e normativi a questo fenomeno. E si renderà conto, per esempio, ci abbiamo già noi, 7x4x28, 3500 monopattini di noleggio che circolano, più tutti quelli dei privati. Monopattini costano 200 euro dai cinesi, ce l'hanno tutti. Quindi si capisce che sono un nugolo di avventori che utilizzano tutti questo mezzo. Bisogna cercare di arginarlo, come si è già detto, però il problema è anche un altro sanzionatorio. Noi, essendo un veicolo, dovremmo noi individuare il proprietario e notificargli una sanzione. Il proprietario, che sarebbe la ditta, so già, perché mi sono informato con i nostri colleghi, non hanno mai pagato una multa in vita loro, perché loro sostengono che il loro avventore lo ha lasciato regolarmente in sosta perché hanno le prove di referenzazione o fotografie. Ignoti hanno preso questo veicolo che pesa 3 kg e l'hanno spostato, e quindi la sanzione non la pagano. Il comune nel frattempo ha già speso circa 20 euro di accertamento e apre un contenzioso. Quindi il problema non è così semplice, perché non è un veicolo come gli altri, non è una macchina, è un giocattolo che si sposta con due dita e quindi è sottoposto alla pubblica fede. Loro multa non la pagate mai, in quanto il giudice ha sempre ammesso che c'era stato un ignoto terzo che ha spostato questo mezzo. Quindi la strada giusta è quella, diceva Gianchiere Biondo, è regolamentare a monte, perché loro lo strumento tecnico ce l'hanno, hanno già regolamentato la velocità a 6 km orari nelle aree pedonali, hanno inibito lo sgancio del mezzo in zone proibite, perché se lo studente non sgancia il mezzo correttamente continua a pagare il noleggio, quindi deve per forza sganciarlo in una zona che è ammessa. Abbiamo già fatto inibire, per dire, il monumento della libertà in via Libertà, abbiamo fatto inibire la velocità massima in via Macheda. Noi ci lavoriamo continuamente, abbiamo contatti continui e siamo anche avuti un accordo che in caso si riscontrassero anomalie nella sosta di questi ciclomotori, di questi monopatti, abbiamo un referente su Palermo, li chiamiamo e loro prendono un furgone e ci vanno a spostare velocemente, il più velocemente possibile. Cioè noi cerchiamo di difenderci in tutti i modi, però si capisce che il fenomeno è esplosivo e abbiamo difficoltà in deviare. Capito. Diciamo che allora comunque faremo un approfondimento noi anche con le aziende, vediamo un pochettino di capire come poterlo governare meglio possibile. Ripeto, è una condizione che ci vede tutti neofiti e quindi è chiaro che abbiamo necessità di comprendere. Però essendo il fenomeno, come diciamo tutti, abbastanza esteso, rischiamo di non riuscirlo a governare in maniera corretta. E quindi ecco perché l'idea del regolamento, proprio per le difficoltà che sono venute da molti cittadini che dicevano che l'articolo sul giornale, il ragazzino preso piuttosto che l'anziano, cioè sono cose che oggi io vedo che comunque la degenerazione, a parte l'utilizzo, bisogna governarla. E quindi chiaro che è il primo incontro, chiaro che abbiamo ancora alcune cose da comprendere, ci rincontreremo sicuramente con voi, prima faremo un passaggio con le aziende fornitrici e poi puntualmente ci andremo organizzando e rincontrando. Vorremmo, diciamo, definire una bozza condivisa con tutti e poi eventualmente presentarla in consiglio comunale. Intanto vi ringrazio e ci aggiorniamo naturalmente tra qualche tempo per avere, cioè, appena avremo, diciamo, un'idea più chiara rispetto a quali sono le condizioni anche fornite dall'azienda. Una buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci. Perfetto. Allora, noi dobbiamo fare un passaggio naturalmente
anche con le aziende per capire un pochettino cosa stanno facendo. Mi ha convinto il ragionamento della polizia municipale, perché comunque sta dando, diciamo, delle direttive alle aziende che sono importanti. Dovremmo secondo me pensare anche ad inibire altri posti della città, tipo Medina Favorita, cioè zone anche di alta velocità, dove praticamente, anche se non è consentito l'utilizzo, comunque noi li troviamo. Quindi provare a capire come poterli bloccare prima che ci arrivino, perché la preoccupazione è che qualcuno si fa male è forte. Cioè molte persone me lo dicono. Va bene. Andiamo avanti. Io Cioè, dimmi. verbale di ieri da leggere e approvare e il verbale di oggi che comunque è pronto, quindi se volete possiamo leggerlo e approvarlo. Sì, facciamo dai velocemente, che io do un'altra cosa. D'accordo. Allora condivido lo mio schermo. Allora, intanto il verbale del 19. Lo vedete il mio schermo, Sì, lo giusto? schermo lo vediamo. Allora. Verbale numero 133 del 19, approvato in data 27, protocollo numero 82 del 28/6/2021, l'ordine del giorno, 10:11, l'orario di convocazione, orario inizio seduta 11:05, 11:05 presenti Arcoleo Figuccia e Susino, 11:07 Russa, volante 11:16, poi sono usciti tutti alle 12, 11:29 Russa, mentre il consigliere Susino poi si è allontanato nel forte momento perché appunto poi connessione. Va bene, il preambolo introduttivo, il presidente Rosario Arcoleo pone all'ODG comunicazione presente su calendarizzazione dei lavori di commissione, in specie dell'audizione dell'assessore Catania, del comandante di Polizia Municipale, dottore Messina, per discutere sulla proposta di iniziativa della suddetta commissione consiliare avente ad oggetto il regolamento monopattini elettrici. Si ricorda che la predetta audizione è programmata per domani, martedì 20 ore 10:30. A tal proposito, il segretario rappresenta che è stato modificato anche l'ora di convocazione della seduta in questione. Il Presidente pone all'ODG verifica sottoscrizione da parte del Presidente del verbale della seduta del 16/7, ultimo spot. Il Presidente pone dunque all'ODG proposta iniziativa della settima Commissione consiliare, avente ad oggetto il regolamento monopattini elettrici del Comune di Palermo. Si continua la rielaborazione del regolamento, anche e soprattutto alla luce della circostanza che domani lo stesso si dovrà sottoporre al vaglio del Comandante di Polizia Municipale, responsabile di preposte dell'Ufficio Mobilità e Traffico, nonché all'Assessore Catania. Il Presidente Arcoleo considera la concomitanza e l'apertura della seduta in Commissione Trasparenza, rinvia la lettura approvazione e sottoscrizione del verbale della seduta odierna e la relativa verifica alla prima seduta utile. Il Segretario invita caldamente i colleghi della segreteria presenti a concordare, così come richiesto dal Presidente dei signori consiglieri, un'audizione con le società che hanno dato in concessione comunali monopattini elettrici in settimana. Per il contenuto integrale si rinvia alla videoregistrazione della seduta, orario fine seduta, ore 12. Perfetto, partiamo dal voto, io favorevole. Io favorevole, volante favorevole. Perfetto, approvato all'unanimità dei presenti. C'è una consigliera Figuccia che io non ho sentito. Io l'avevo sentita, però. Ah, ok. Mi volevo accertare anche lei approvasse il verbale. Ok, e questo è il verbale del 19. Passiamo al verbale di oggi. Allora, verbale numero 134 del 20 luglio, approvato in data 20 luglio, mi devo accertare perché non mi ricordo la nota che ho fatto io, l'ODG suppletivo con cui abbiamo variato l'orario, se è protocollo 90 del 18/7, questo insomma lo devo verificare. Orario di convocazione 9:30-10:30, orario inizio seduta 10:37, tutti presenti 10:37, la consigliera Russa. Alle 10:42 entrata, alle 11 uscita, l'ha scritto in chat WhatsApp.
Va bene, il consigliere Susino assente, il segretario, insomma, il solito preambolo introduttivo, il presidente Arcoleo con allo di Geo, dice l'assessore Gigatagna, dell'ingegnere Roberto Biondo, nella qualità di funzionario del servizio mobilità e traffico, giusto? Vabbè, mobilità comunque ha detto. Del comandante di Polizia Municipale, nella veste di, perché appunto sostituito. Aiuto. Sostituito dal commissario Larizza. Non lo sa nessuno. Credo di sì. Vabbè, mettiamo commissario. Commissario Larizza per discutere sulla proposta di iniziativa della settima commissione finanziaria 28 regolamento Monopattinetti del Comune di Palermo. Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e invita i medesimi a fornire il loro utile contributo tecnico sul politico, anche l'assessore, politico sul regolamento allegato in bozza al link della partecipazione alla seduta odierna. Prende la parola l'assessore Catania sottolineando che l'idea di rilanciare l'uso dei monopattini elettrici è stata dettata dalla necessità di promuovere un metodo di circolazione alternativo al traffico cittadino. Il medesimo evidenzia altresì che le società che hanno in concessione l'utilizzo del predetto mezzo si sono mostrate serie professionali. L'assessore dichiara che a suo parere, affermare che il monopattino sia equiparabile dal punto di vista della disciplina regolamentare alle biciclette non sia una soluzione. Infatti, a parere dell'assessore, occorrerebbe una modifica del codice della strada ad hoc, quindi una modifica ad hoc. Benvenga ad ogni modo il lavoro che porta avanti la Commissione. È fatta questa premessa, l'assessore lascia la seduta e la parola ai tecnici oggi presenti in audizione. Prende dunque la parola il presidente Arcoleo, che ringraziando l'assessore per il suo intervento sottopone il vaglio del realizzato regolamento all'ingegnere Biondo e al commissario Larizza. Prende la parola l'ingegnere Biondo, chiarendo che le società titolate allo sharing del monopattino hanno previsto e attivato delle forme di assicurazione legate all'utilizzo dello stesso. Gli incontri con le ditte in questione hanno evidenziato in questa modalità attualmente sperimentale le eventuali criticità e correttivi adeguati eventualmente da inserire. La criticità in primis che va certamente risolta è quella della previsione di stalli per il corretto posizionamento dei mezzi in questione alla fine del loro utilizzo. Anche se di fatto forse tali stalli già sono ci sono già. Vabbè, lo lascio così. Il presidente No, i Arcoleo. stalli non ci sono per il Ah, non monopattino. ci sono, ok. Allora, il presidente Arcoleo suggerisce l'idea di prevedere un rincaro di prezzo nella misura in cui il fruitore del mezzo incurante lascia il mezzo fuori dallo stallo previsto. Dallo stallo previsto. L'ingegnere concorda ed evidenzia che tale soluzione potrebbe essere facilmente percorribile alla luce della geolocalizzazione del mezzo. Il Presidente sottopone il vaglio dell'articolo sanzionatorio inserito nel realizzando regolamento al commissario Larizza. Il medesimo rassicura che già la normativa vigente prevede la tutela in argomento, ma che purtroppo il problema rimane perché, virgola, l'anomalia nella sosta si verifica ugualmente, ma chi lo usa? Potrebbe dichiarare che il medesimo ha avuto cura di posteggiare il mezzo nello stallo adeguato, mentre ignoti
avrebbero potuto rimuoverlo e posizionarlo come un mero atto vandalico in posizione pericolosa. In maniera, mettiamo prendo di questa posizione. Ho detto questo aspetto tra. Scusate, io sono costretto a lasciare la seduta. Sono costretto a lasciare la seduta per impegni, quindi segnate la mia uscita, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Dice di no per il consigliere volante, quindi lascia la seduta. Allora, terminiamo la lettura del verbale. Quindi, ci ho detto, questo aspetto andrà analizzato ed approfondito. Più attentamente. Attentamente. Titolari delle ditte sharing. Che si occupano dello sharing. Grazie a tutti agente dunque con l'ODG, verifica sotto, no, niente, nessuna verifica, mettiamo. Quindi con l'ODG lettura e approvazione. La sottoscrizione la facciamo ora, praticamente la rinviamo. No, la rinviamo, per piacere. Me la mandi io, domani la facciamo vedere. Liliana, se ti interessa, il protocollo è 90. Ah, grazie. Della? Prego. Aspetta un attimo. Del 16 luglio. Grazie. Quindi lettura approvazione dei verbali della seduta odierna della seduta di ieri abbiamo detto 19. Quindi se ne rinvia la sottoscrizione. Il presidente, io la firmo e la relativamente della prima seduta utile. Perfetto. Il contenuto integrale di là. Chiudiamo a che ora, presidente? Intanto dovete approvare naturalmente. Favorevole, io sono favorevole. Collega Figuccia. Sentite? Io non sento la collega, La collega Figuccia. la chiusa. È connessa. Sì, la vedo connessa, ma non. Collega Figuccia ci sente? Perché se manca Sì, il io nome vedo della connessa. seduta, lo sapete. Io non posso comunicare, la chat non ci sono più, sono stata rimossa. La puoi chiamare gentilmente?
Signora, ci sono la figuccia, ci sentite? Ah, ecco Sabrina. Sì, non dicevo la... Sì, ora sì. Pure io ho avuto problemi col Meet. Ok, perfetto. Sul verbale, approvi il verbale? Assolutamente, io vi sentivo. Perfetto, perfetto. Allora, 11:22, Presidente, chiudiamo la seduta. Perfetto, ok. A domani. Okay, arrivederci. Grazie. Ciao a tutti, a domani. Ciao. Arrivederci a tutti, a domani. Allora, io invece procedo con la registrazione in modo che si visualizzi correttamente la firma del segretario. Allora. Okay.
questo è il verbale del 19. Va bene, ti saluto. Hai finito la registrazione? Faccio le cose di segreteria. Se non hai bisogno di altro qua in comunicazione, faccio i lavori di segreteria appena posso andare in sede. Mi scrivi le cose da fare sulla mail, va bene? Buona giornata. Mi senti, Liliana? Sì, stiamo registrando. E vabbè, non comunicando più, che cosa devo dirti? Non hai bisogno di me. Stai facendo le cose lì. Se vuoi uscire, esci. Cosa vuoi che ti dica? Tanto cosa? Se vuoi uscire, esci. Cosa vuoi che ti dica? Che devo fare? Non mi pare che abbia bisogno di me. Quando mi deve dire qualcosa, mi scrivi nelle mail. L'unico modo per comunicare con me, dato che mi hai rimosso da tutte le chat, solo perché dico le cose giuste. Su WhatsApp. Vabbè, comunque. Scriverti su WhatsApp, ma mi hai bloccato. WhatsApp io non con te, io ti ho scritto e non rispondi. No, è bloccato, me risulta bloccato, ma comunque ripeto... Ti ho bloccato dopo che tu maleducatamente mi hai rimosso dalla chat, quindi mi impedisci di comunicare per i tuoi principi, non lo so, io no, trattandomi così io ho bloccato te, perché io non sono abituata a comunicare in maniera incivile con i miei colleghi di lavoro, comunque... Sappi che io sto per fare richiesta di trasferimento, così ti lascio nel tuo reame, non è nessuno, non ho niente da dire più a te. Ciao. Non sto sentendo nulla, non ti sento. Non so, stiamo registrando, dico, non mi pare il momento. No, va bene, siccome stiamo in silenzio, non abbiamo nulla da dirci, io ti saluto, tolgo il disturbo, quando hai qualcosa da dirmi scrivi nelle mail, come fai sempre. Se puoi attendere, io sto lavorando ancora alla firma del verbale di oggi e stiamo in registrazione, quindi mi pare più opportuno, diciamo, parlare dopo delle cose nostre, diciamo, delle cose interne di segreteria, anche perché io mi distrago, oltretutto sto però firmando il verbale. Ogni cosa a suo tempo. È caduta la linea, scusami, non sono abituata io a bloccare il telefono e chiudere senza salutare. Ti ho chiesto se hai bisogno di qualcosa. Scusami un attimo, allora Adele, scusami, ma io sto firmando ancora il verbale. Se mi fai procedere alla firma del verbale... Ma non dovevi firmarlo davanti ai consiglieri? Come mai lo stai facendo da sola? No, la mia firma sto mettendo, che c'entra? Sto mettendo la mia firma, ho fatto sempre così, faccio la firma, faccio vedere... durante la videoregistrazione che mando, cioè il verbale firmato da me, poi lo mando attraverso le calbook al presidente. Ma faccio sempre così. Poi se loro vogliono, diciamo, assistere, meglio ancora. Se loro vogliono chiudere, vogliono stare qua. Siccome io comunque ho dei doveri di trasparenza a prescindere, che devo ok, quindi io ho firmato sia il verbale del 19 che del 20. Quindi li ho mandati entrambi al presidente per la firma. Quindi non sono da pubblicare oggi, per sapere se devo andare in sede. Dovete firmare prima il presidente. E quindi allora se ne parla. A questo punto interrompo la registrazione.